Con il video di oggi iniziamo una nuova playlist molto ricca e piena di contenuti. Ma di cosa si tratta? Con questa playlist parleremo dei grandi fotografi che hanno fatto la storia, sia quelli purtroppo già deceduti, sia quelli ancora attualmente in vita e in attività. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo a parlare dei grandi fotografi che hanno fatto la storia e il primo che vi porto oggi è Sebastião Salgado. In questa tipologia di video vi porterò un fotografo per volta e analizzeremo insieme la storia di questo fotografo e alla fine del video vedremo alcuni scatti, alcuni tra i più famosi, e andremo ad analizzare le tecniche compositive e non applicate a quello scatto. Così noi potremo imparare al meglio quello che altri grandi fotografi hanno fatto. E iniziamo subito il video di oggi con Sebastião Salgado. Sebastião Ribeiro Salgado Jr. nasce nel 1944 a Aimores, in Brasile. Sebastião è un fotoreporter umanistico ed è considerato uno dei più grandi fotografi di sempre ed è stato nominato moltissime volte come fotografo dell'anno. Finita l'università, Sebastião parte per una missione in Africa e dopo questa missione decide di diventare un fotografo. Dal 1973 al 1975 Sebastião realizza moltissimi servizi fotografici di sfondo socio-umanitario. Tra questi reportage uno è dedicato alla siccità del Sahel, che è una zona subsahariana. Un altro ha come interesse principale lo stile di vita dei lavoratori immigrati in Europa e altri per documentare le guerre in Portogallo, Angola e in Mozambico. Salgado pubblica anche moltissimi libri, tra cui i due più famosi, diciamo, sono Others America, che tratta della cultura e delle campagne latinoamericane, e La mano dell'uomo, incentrato sul lavoro dei settori alla base della produzione, per far vedere quello che effettivamente faceva la popolazione di ceto basso. Dal 1993 al 1999 lavora sulla migrazione delle popolazioni, di cui si può leggere moltissimo nei libri Il Cammino e Ritratti di bambini in cammino. Nel 1994, dopo aver assistito al genocidio delle popolazioni della Ruanda, decide di tornare insieme a sua moglie nella regione d'origine in Brasile. Ma ritornato a casa è totalmente scioccato dallo scempio che gli si para davanti, perché quando si è allontanato dal Brasile ha lasciato una vegetazione folta e ricca con una bellissima foresta pluviale. Ma al suo ritorno tutto questo era stato raso al suolo dall'uomo. Ed è proprio in questo momento che Lelia, sua moglie, gioca un ruolo fondamentale sia nella vita di Sebastião che nella riforestazione della foresta pluviale in Brasile. E vedendo questo scempio decide di piantare nuovi alberi e coltivarli per far crescere nuovamente una parte non indifferente di foresta pluviale che era appunto stata devastata dall'uomo. Ed è così che circa tra il 2000 e il 2019 piantano all'incirca 2 milioni di alberi in questa zona del Brasile per far tornare tutto quello che era la flora, piantandola, e la fauna data dagli alberi e dal microclima e dai sistemi che si erano instaurati in questa zona, e fanno nascere nuovamente un grandissimo pezzo di foresta pluviale. Sulla base di questa iniziativa fondano un istituto chiamato Istituto Terra, il cui focus principale è di ripiantare alberi autoctoni all'interno delle zone decimate dall'uomo. E in pochissimi anni la Fondazione Terra pianta più di 4 milioni di alberi per far tornare verde quella zona del Brasile. E dalle parole di Sebastião, se non ci prenderemo cura del nostro pianeta, penso che tra poco saremo spacciati. Ho deciso di portarvi questo fotografo e non altri, magari più storici, magari più famosi, magari con più visione di fotografia di paesaggio. Ho deciso proprio di portarvi Sebastião Salgado per la visione naturalistica che ha avuto. Appena visto che la mano dell'uomo aveva distrutto quello che era la foresta pluviale, ha
ha deciso, insieme alla moglie, è stata più sua moglie che ha spinto in questo ambito, ma ovviamente è stata la coppia a mandare avanti l'idea di riforestare qualcosa che era stato distrutto. Noi come fotografi di paesaggio possiamo fare i fotografi di paesaggio perché abbiamo dei paesaggi da fotografare, ma nel momento in cui l'uomo distruggerà tutto questo, perché prima o poi noi riusciremo purtroppo a distruggere tutto questo, non ci sarà più nulla da fotografare e non ci sarà più un pianeta in cui vivere. E ho voluto portare appunto Sebastião per questa visione di mantenere la natura come madre natura ce l'ha data, come ci è stata donata, e se facciamo delle azioni negative come popolazione in generale, prima o poi qualcuno dovrà ripararle, perché altrimenti andremo sempre e soltanto a peggiorare. Quindi io sono molto dell'idea di lasciare questo posto meglio di come ci è stato dato. E voglio trasmettervi a voi questa ideologia, perché altrimenti di qui a 10, 15, 20 anni i mari non saranno più mari, ma saranno mari di plastica. Le spiagge non saranno più spiagge di sabbia, ma saranno spiagge di mozziconi e residui plastici. Insomma, avete capito il concetto. E per me era molto importante trasmettervi quello che io credo e quello che ho visto io in questo fotografo. Ma adesso andiamo a vedere qualche scatto di questo fotografo e analizziamolo insieme. Per gli scatti non vi dirò la storia dello scatto, lo analizzeremo solo tecnicamente e vediamo il primo. Questo scatto mi piace particolarmente perché sì, è una foto naturalistica, è una foto di paesaggio, ma ha una tecnica all'interno strepitosa, perché già al primo colpo d'occhio notiamo subito che l'attenzione ci cade sul pinguino che sta saltando, perché tutte le linee guida della scena puntano su quel soggetto. Inoltre ha utilizzato una tecnica compositiva abbastanza complessa che si chiama composizione a triangolo. Se noi applichiamo l'overlay di questo tipo di composizione possiamo notare benissimo che il soggetto, cioè il pinguino che salta, è posizionato in un'intersezione precisa dell'immagine. Inoltre la diagonale data da tutti gli altri pinguini, che rispecchia quasi perfettamente la regola di composizione a triangolo, va proprio a puntare l'attenzione su quel soggetto, dividendo il frame quasi in due parti. La parte sopra, dove abbiamo il cielo e questo iceberg gigantesco, e la parte sotto, dove abbiamo il mare e pochi elementi interessanti. Mentre tutto quello che è il soggetto e i soggetti sono posizionati quasi perfettamente sulla linea centrale, sulla diagonale di mezzo, e questo aumenta tantissimo l'impatto visivo di questo scatto. Passiamo subito alla seconda foto, e questa l'ho voluta scegliere perché non ha una tecnica particolare compositiva, perché non segue la regola dei terzi, non segue la spirale aurea, non segue nessun altro tipo di composizione. Semplicemente la cosa strabiliante di questo scatto sono le linee guida e questi vettori morbidissimi e sinuosi che ci guidano lo sguardo dall'angolo in basso a sinistra fino in fondo al frame in alto a destra. E all'interno di questo path, di questo percorso, abbiamo il nostro soggetto, che è l'uomo col turbante bianco, con un bellissimo paesaggio di fronte che il fotografo vuole farci vedere, considerando anche la presenza dell'umano in questa scena. Probabilmente lo stesso scatto senza quel soggetto, senza quell'uomo, senza quella persona, non avrebbe lo stesso impatto visivo e sarebbe un po' sbilanciata. Questa terza fotografia l'ho scelta invece perché è ricchissima di componenti tecniche. Componenti tecniche che anche qui al primo colpo d'occhio noi non notiamo, ma se andiamo ad analizzarla più approfonditamente, utilizzando appunto le tecniche di composizione, capiamo tantissimo il lavoro che c'è dietro. Come prima cosa possiamo vedere che la ragazza, e specialmente il naso della ragazza, ma diciamo più o meno il viso della ragazza, è posizionata perfettamente all'interno della spirale aurea, che è questa che vi metto sopra. Inoltre la spirale aurea crea delle diagonali e l'intersezione di queste diagonali cade proprio dove abbiamo quel secchio, quel cesto dietro sotto la pioggia.
In più abbiamo questa bellissima linea guida morbida e sinuosa che si muove alle spalle del nostro soggetto e termina proprio dove c'è la testa del nostro soggetto. Inoltre, si vede un po' poco ma c'è una leggerissima linea guida che va dall'angolo in alto a sinistra fino al volto del nostro soggetto, facendo cadere l'attenzione per forza di cose sul viso della ragazza. E apprezzo molto questo scatto perché è molto tecnico, ma è una tecnica insolita e anche un po' difficile da vedere. E arriviamo al quarto scatto. Questo ho voluto portarvelo per farvi capire l'importanza delle linee guida e delle linee di forza in un'immagine. Guardando questo scatto capiamo subito la forza che c'è in questi uomini che spingono il carretto. Ne abbiamo uno a sinistra e uno sulla destra, un gruppo di persone sulla destra, dei bambini e probabilmente una donna. Ma questo uomo chinato che spinge il carrello su da questa salita ci dà tantissima l'idea, l'impressione di forza utilizzata da questo uomo che per di più sta anche portando sulle spalle un bambino. E questa linea guida ci punta direttamente a quello che è un po' l'interesse probabilmente di queste persone, che è il raggiungere il dietro la collina, vista un po' anche in senso metaforico. Siccome Salgado ha seguito tantissimo le migrazioni umane, penso proprio che questo scatto sia dato da una di queste migrazioni e questa famiglia si sta spostando per andare appunto dietro la collina vista in modo metaforico e tutto punta in quella direzione. Il numero 5 è un bellissimo scatto che viene dal Kuwait nel 1991. Qui abbiamo una tecnica pazzesca. La prima tecnica di composizione è quella dei triangoli che abbiamo già visto in precedenza, dove abbiamo la diagonale che taglia perfettamente a metà il frame e ci dà dei contrasti fortissimi. Sulla destra abbiamo il caldo torrido di questo fuoco, probabilmente è un pozzo di petrolio che sta buttando fuori il gas che poi prende fuoco. Mentre dall'altra, a sinistra, abbiamo questo uomo, credo che sia un pompiere o comunque un lavoratore, sommerso da questa montagna d'acqua che ci dà proprio la sensazione di freddo e quindi qui abbiamo un contrasto fortissimo tra il caldo e il freddo. Inoltre sia l'uomo che il fuoco sono posizionati perfettamente nei punti di interesse della sezione aurea, chiamata anche sequenza di Fibonacci, che siccome è un po' complicata da spiegare analizzeremo in un video dedicato. Però questa è una tecnica di composizione che esiste, la sezione aurea, e in questo scatto sia l'uomo che il fuoco sono posizionati perfettamente nel centro della sezione aurea. È un grandissimo lavoro e complimenti a Sebastião per questo scatto. Ragazzi, per realizzare questo video è servito tantissimo lavoro e studio, quindi supportate il mio lavoro con un like e se non siete ancora iscritti fatelo immediatamente. Per qualsiasi dubbio, perplessità, domanda, qualsiasi richiesta scrivetemi qua nei commenti o come chat privata su Instagram, nicolas.toninelli. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!